Bentrovati da Salvatore, benvenuti nella piazzetta di Delta TV, di Investimenti e Basilea. Siamo nello spazio dedicato alla ricerca, all'innovazione e alla creatività. Parleremo di un tema molto importante, parleremo degli interventi della Regione Puglia per la conciliazione vita, nei rapporti vita-lavoro. Abbiamo due ospiti, quindi ve li presento, due ospiti d'eccezione, la dottoressa Tiziana Corti e la dottoressa Cristina Sunna. Entrambe sono funzionari della Regione Puglia e fanno parte del servizio, correggetemi se sbaglio, servizio del politico e benessere sociale della Regione Puglia. Vi ringrazio per aver accettato il nostro invito. Grazie a Grazie a voi. lei. Il tema è particolarmente importante, parleremo di pari opportunità. So che c'è una legge specifica sulle pari opportunità in Puglia, mi rivolgo alla dottoressa Tiziana Corti. Ci può fare un po' lo stato delle pari opportunità qui in Puglia, la fotografia della situazione? Sì, intanto grazie per averci invitato perché insomma fa piacere vedere che un'emittente televisiva si apre al mondo delle pari opportunità, questo sconosciuto direi. E la legge, c'è una legge regionale che riprende la legge nazionale 53 del 2000 e la nostra legge è del 2007, la legge 7 del 2007, proprio norme sulle pari opportunità di genere. Perché ci potremmo chiedere, no, il bisogno di legiferare rispetto a questa tematica? Perché i dati ci dimostrano che nonostante appunto le leggi, nonostante la ricerca di una reale parità fra uomini e donne, comunque i dati dimostrano che purtroppo questa parità è ancora, soprattutto nel mondo dell'occupazione, è ancora lontana dall'avvenire. Noi, la legge prevede un set di strumenti che facilitano la conciliazione vita-lavoro, le pari opportunità, l'eguaglianza nella rappresentanza politica, l'eguaglianza o la parità all'interno della rappresentanza del mondo economico, tutte degli interventi che riguardano il contrasto alle discriminazioni di genere, quindi il contrasto agli stereotipi di genere, soprattutto per quanto riguarda il mondo della comunicazione. Siamo oggi qui alla televisione e quindi tanti altri interventi su cui poi mi soffermo. Però mi piacerebbe presentarvi, quindi chiederei poi magari alla regia di presentare la prima slide, perché questa legge, perché gli interventi sulla conciliazione? Sì. Sì. Allora, come vedete, la nostra legge prevede che ogni anno la Regione Puglia rediga un rapporto sullo stato dell'arte, sulla condizione della donna a livello occupazionale. Questi dati sono relativi al 31-12-2010. Quindi sono dati particolarmente recenti. Sì, sono dati recenti, anche se alcuni dati, diciamo, sono anche cambiati. La consigliera di parità proprio ieri avrebbe dovuto organizzare un incontro per mostrarci nuovi dati, perché la consigliera regionale di parità raccoglie dati in questo senso. Purtroppo, insomma, l'incontro è stato rinviato. So che alcuni dati sono leggermente cambiati in positivo. Comunque, insomma, diciamo, lo stato dell'arte è questo. Come vedete, su una popolazione, diciamo, composta dal 51% di donne, quando poi andiamo a vedere il tasso di occupazione, le donne si riducono, cioè le donne occupate non arrivano neanche al 30%. Questo rispetto agli uomini che invece sono quasi il 60%. Quindi questo vuol dire che una fetta considerevole delle donne in età lavorativa, quindi dai 15 ai 64 anni, purtroppo non ha un'occupazione. Pur, voglio dire, lavorando in casa, quindi essendo casalinga, oppure occupandosi di altre attività che però non vengono registrate dai canali, quelli ufficiali, formali. Questo vuol dire. Dottoressa Corti, a Prego. riguardo, avete delle informazioni tra le varie categorie professionali, Sì. dove c'è una maggiore presenza di donne? Come possiamo vedere in questa slide, le posizioni apicali sono rivestite prevalentemente da uomini. Infatti, nel mondo femminile, insomma, solo l'1,5% delle donne che lavorano è inquadrato come dirigente, solo il 6,1% come quadro, e quindi poi c'è, diciamo, uno schiacciamento verso il basso, quindi il 38,8%, quindi quasi il 40% come impiegati, e quasi il 34% come operaie.
Questo che cosa ci porta a dire? Che probabilmente, se pensiamo poi che insomma, molti dirigenti lavorano poi nella pubblica amministrazione, perché purtroppo i ruoli apicali nel mondo del privato sono proprio inaccessibili alle donne, no? Per vari motivi, fra cui il famoso tetto di cristallo. Tutti questi dati che vi ho fatto vedere a noi servono come regione per fare la pianificazione degli interventi, quindi per riflettere su alcune cose, perché vi farei vedere anche alcuni elementi importanti che ci permettono appunto di programmare poi gli interventi, che nonostante appunto il 51% della popolazione pugliese sia composto da donne, tuttavia i tassi di inattività sono crescenti nel segmento femminile, così come purtroppo spesso l'occupazione non corrisponde, cioè l'occupazione cresce con il crescere del titolo di studio, quindi è chiaro che una diplomata, una laureata ha maggiori possibilità di trovare occupazione, però la premialità del titolo di studio, che cosa vuol dire? Che purtroppo spesso il titolo di studio non corrisponde all'occupazione adeguata, quindi non è coerente a quello, al tipo di occupazione che la donna accetta pur di lavorare. Così come purtroppo il mondo della precarietà è donna, no? Quindi quasi il 21% delle donne ha un contratto insomma, di tipo precario rispetto al 16% degli uomini e anche il part-time. E su questo mi soffermerei. Perché il part-time è prevalentemente appunto uno strumento utilizzato dalle donne, quindi riguarda soprattutto l'occupazione femminile, perché viene visto come, perché è una possibilità che le donne pensano di utilizzano per poter conciliare proprio la vita lavorativa, la vita professionale con la vita personale. Però per noi come Regione Puglia il part-time non è, cioè non dovrebbe essere, tutti gli strumenti di conciliazione non dovrebbero riguardare solo il mondo femminile, perché la conciliazione è un problema o comunque un argomento che riguarda la vita degli individui. Infatti, dottoressa Corti, io le faccio una domanda ben specifica. Che cosa si intende appunto per conciliazione della vita lavorativa e della vita familiare? E soprattutto in Puglia, che cosa intendete voi? Certo. Perché avete realizzato una serie di progetti, sì, sì. Di cui andremo poi a discutere. Sì, sì, sì. Noi come Regione siamo insomma molto impegnati sul fronte della conciliazione. Che cosa intendiamo per conciliazione? Intendiamo, dal punto di vista ovviamente dell'istituzione, intendiamo un set di strumenti messi a disposizione di uomini e donne per rendere la vita professionale conciliante, diciamo, rispetto alla vita personale. Cioè la vita lavorativa e la vita personale dovrebbero interagire in maniera armonica, in maniera equilibrata, in modo da non avere uno stress, in modo da raggiungere diciamo, una qualità di vita tout court in generale. Quindi che cosa noi abbiamo fatto? Introdotti anche dalla legge regionale 7 di cui appunto vi parlavo prima. Noi abbiamo come regione investito tantissimo sull'infrastrutturazione sociale, sia rivolta all'infanzia, sia rivolta a tutto il corso della vita, a tutto il ciclo di vita, quindi infrastrutturazione per i disabili, infrastrutturazione per gli anziani, eccetera. Poi, per esempio, in questo momento ci sono 28 ambiti territoriali, sui 45 ambiti territoriali sociali su cui è divisa la Puglia, che stanno sperimentando i piani dei tempi e degli spazi, che sono uno strumento molto importante per rimodellare, ridisegnare i tempi dei servizi pubblici, del commercio e gli spazi, diciamo, pubblici per l'aggregazione sociale. Così come ci sono sul territorio regionale 16 interventi che vengono chiamati patti sociali di genere, dove si sperimenta la flessibilità nel mondo del lavoro. Bene, ringrazio la dottoressa Tiziana Corti per le importanti informazioni che ci ha fornito e per aver snocciolato anche una serie di numeri che ci hanno dato un po' l'idea di che cosa stiamo parlando. Nella nostra piazzetta c'è una locandina e quindi adesso mi rivolgo alla dottoressa Cristina Sunna. Qui dice eravamo badanti, ma esistono ancora le badanti e i badanti? Sì, esistono ancora, ma a noi diciamo che piace chiamarli assistenti familiari qualificati e certificati.
Questo perché la Regione Puglia è ormai da 2 anni impegnata nell'attuazione di un progetto che ci ha dato molta soddisfazione, perché è un progetto che ha avuto dei risultati positivi ed è ancora in corso la realizzazione di un intervento per il sostegno all'occupazione, all'inserimento lavorativo di assistenti familiari e anche nello stesso tempo per il sostegno alle famiglie che cercano un assistente familiare. Quindi si tratta di un intervento che cerca di conciliare ancora una volta la possibilità di trovare un lavoro regolare in questo settore e la possibilità di trovare un assistente familiare che abbia delle competenze in linea con la tipologia di bisogni per i quali quel nucleo familiare sta cercando un assistente. Quindi la conciliazione qui è vista come possibilità di incrociare la domanda e l'offerta di lavoro. Il progetto Rosa è un intervento che consente a famiglie che cercano un assistente familiare di recarsi presso il centro per l'impiego e di dichiarare il proprio bisogno di assistenza e in base a questo bisogno individuare una persona che abbia un profilo di competenze in linea con la propria ricerca. Una volta che si è individuato l'assistente familiare iscritto in un apposito elenco, che è appunto l'elenco del progetto Rosa, è possibile chiedere un incentivo economico che ammonta attualmente fino a 5.000 euro per 2 anni, che è un incentivo economico per l'assunzione di questo assistente familiare. Dottoressa Suna, lei ha parlato di incentivo e del progetto Rosa. Facciamo un po' una ulteriore precisazione. Cosa si intende per progetto Rosa e poi soprattutto come poter usufruire di questi incentivi? Perché in un momento come quello attuale mi sembra una cosa di particolare interesse. Sì, il progetto Rosa, la parola Rosa è un acronimo che indica Rete per l'occupazione e i servizi di assistenza. Il concetto chiave sulla quale è stato costruito questo intervento è proprio quello di rete. Infatti c'è una rete di soggetti pubblici e privati che stanno operando insieme per la migliore attuazione di questo intervento. L'incentivo viene richiesto dai nuclei familiari su un'apposita piattaforma telematica. Adesso diciamo, la Regione Puglia e in particolare l'assessorato al welfare si è dotato di una piattaforma informatica dedicata sulla quale è possibile registrarsi con una password e un proprio username e presentare una domanda di incentivo completamente telematizzata. Se una persona non è in grado di fare personalmente la domanda e quindi non ha una postazione internet che le consente di accedere alla piattaforma, può rivolgersi alla rete dei CAF e dei patronati sparsi su tutto il territorio regionale, accreditati alla presentazione della domanda per conto di altre persone e quindi trovare delle persone in grado di sostenere la presentazione online. Grazie dottoressa Suna per questa importante precisazione. Faccio una domanda, parto un po' dal generale per cui capire se abbiamo una risposta qui a livello locale sul nostro territorio. Da più parti si richiede che l'Italia aumenti la sua produttività, ma mi pare di comprendere che una delle strade da percorrere sia quella anche di incentivare il lavoro femminile o anche maschile, no, perché nella nostra regione diciamo è già abbastanza presente. Ovviamente poi una donna incontra forse un po' per un retaggio culturale, ma anche poi praticamente una serie di ostacoli. Mi rivolgo o faccio un esempio, chi ha dei bambini piccoli, ovviamente un po' limitato nel proprio lavoro. Quindi a riguardo avete pensato, avete realizzato qualcosa in tal senso? Sì, la rete dei servizi per sostenere l'occupazione e in generale la conciliazione è una rete fondamentale.